Sergio Graziani, attore, doppiatore, come si è avvicinato al mondo del doppiaggio? Al mondo del doppiaggio mi ci sono avvicinato nel tempo, cioè prima, poi ne riparleremo, ho studiato pittura, poi ho fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, ho fatto teatro e a quel punto, avendo delle conoscenze in pittura, stranamente, una signora che amava molto i miei quadri mi ha segnalato a Panicali. E allora, perché aveva litigato, Panicali aveva litigato come al solito con il povero Rinaldi, che era un grande, grandissimo doppiatore. E allora sono andato a Cinecittà a sostituirlo. E lui mi ha detto, fai la domanda. E io poi ho fatto la domanda, l'hanno accettata. E siamo entrati noi tre nuovi, io, Lionello e Arturo Domenici. Nella seconda metà degli anni 60, dopo l'uscita dalla CDC di Emilio Cigoli, lei diventa una delle colonne portanti della società, affiancando un altro giovane emergente, Cesare Barbetti, e due veterani, Giuseppe Rinaldi appunto e Pino Locchi. Cosa ricorda di quegli anni di profonde trasformazioni in seno alla CDC? Beh, ricordo soprattutto il modo diverso e nuovo di come tentavamo di interpretare quello che gli attori dal vivo facevano, in presa diretta facevano sullo schermo. Però nello stesso tempo abbiamo cercato di capire qual era la loro modernità, perché non erano soltanto normali. Apparentemente adesso, vedendo un film qualsiasi, di qualsiasi epoca, uno dice, ma hanno tutti sempre recitato così? Non è vero. Non è vero. Forse non è vero. Intanto ti dirò che io, per esempio, quando facevo i miei film, per esempio Lawrence d'Arabia, o Un uomo, una donna, e tanti altri film, mi aumentavano la paga in teatro. Paradossalmente. Sì. Quindi, perché avevano visto il film, capito? Quando doppiavo Olivier, quando doppiavo questi personaggi grossi, oltretutto importanti. E niente, questo ricordo. Cercavate di dare una sfumatura. Che eravamo tutti piuttosto bravi. Gli anni d'oro della CDC. E io ho distrutto tutto perché sono entrato e tutti con gli occhi di fuori, da come recitavo io, Panicali, è rimasto sbalordito. E non mi ha detto mai niente, nemmeno nel Lawrence d'Arabia, che era il primo film importante che facevo con lui. E forse perché qualcosa stava cambiando in quegli anni rispetto alla voce impostata del classico doppiaggio degli anni 50. Assolutamente, anche il teatro. Assolutamente. Infatti, proprio alla fine degli anni 60, quando sta per esplodere la battaglia voce-volto, lei doppia Terence Hill in I Quattro dell'Ave Maria e Franco Nero in Il Giorno della Civetta. Che ricordi ha di quella vicenda e che posizioni prese? Io andavo allo sciopero, facevo lo sciopero. Mi ricordo che con Gian Maria Volontera andavamo insieme, io adesso non ti so dire che film fosse, comunque abbiamo interrotto la lavorazione in un film che si svolgeva in una stazione dove i treni dovevano passare. Ci siamo sdraiati sulle rotaie, io come doppiatore stavo lì per difendere voce morto. Perché mi sembrava una cosa giusta. Una battaglia da combattere. Contro di me. con la sua bella voce dotata di mille sfumature, lei ha doppiato grandi interpreti del cinema inglese, come appunto lo dicevamo prima, Laurence Olivier, ma anche Michael Caine e soprattutto Peter O'Toole. Ma con la sua timbrica elegante, la sua recitazione raffinata, ha doppiato anche Donald Sutherland e altri attori meno regali di quelli inglesi. Come riusciva ad essere credibile in un periodo in cui esplode la moda della voce rotta e della battuta buttata, la Ferruccio Amendola, per intenderci? Ferruccio Amendola intanto è stato scelto per la prima volta nell'Uomo da Marciapiede perché serviva una voce con un accento meridionale. Ti dico solo un piccolo particolare. A me hanno dato il film che doveva fare dopo, come direttore, che era intitolato, mi pare, Il Cane di Paglia, dove lui doveva fare un professore. Sì, Dustin Hoffman, ancora una volta. E io ho litigato con i miei committenti perché volevo che lui facesse
il suo personaggio, il personaggio che aveva già fatto, cioè dicendo: io oltretutto ho fatto l'Accademia pochi anni fa, vi pare che insegno a Ferruccio, a me, a recitare in dialetto con lo slang? No, dico, qui fa un professore, farà il professore, lo farà benissimo. Ho perso i committenti che mi mandavano dei film in quell'epoca, perché ho sempre lottato sui molini a vento. Pur di difendere, diciamo, la sua scelta. Difendere tutti, difendere il lavoro dell'attore, insomma. E tra l'altro ha mantenuto poi un doppiatore su un attore come Dustin Hoffman, che poi per anni Ferruccio Amendola continuerà a fare. Quindi la sua scelta si è dimostrata poi vincente negli anni. Certo, cioè non volevano più fargli fare un altro film. E quindi... Cosa folle, insomma. Assolutamente, è stato assolutamente previdente in questa scelta. Lei però, oltre al doppiaggio, ha fatto anche tanto teatro, da Viva Amleto, del quale lei ha curato veramente ogni aspetto, a Pasolini. Cosa ricorda di queste due grandi esperienze teatrali? Beh, la prima cosa, secondo me, prima ho fatto Pasolini. Io facevo la colonna portante del film Il Vangelo di Pasolini. Poi non l'ho doppiato io, l'ho doppiato Salerno, perché voleva una voce più cattiva, più rustica, non so. Però io sono stato per un mese vicino a lui, gli ho fatto tutta la colonna guida per il montaggio, no? E a quel punto io l'ho tampinato, perché avevo fatto una piccola compagnia teatrale intitolata Compagnia dei Non, e allora volevo sapere se lui aveva nel cassetto un lavoro teatrale. Siccome tutti i poeti sono bravissimi a scrivere per il teatro, un po' meno i romanzieri, ma se uno è un poeta cerca la sintesi, no? Delle battute, per cui lui poi a un certo momento ha detto sì, dopo un mese, ce l'ho, te lo do, leggilo e poi ne parliamo. E in effetti poi gliel'ho rappresentato e lui era felice. E quindi, invece su Viva Amleto, lei mi diceva, ha curato tutto, non solo. Viva Amleto io l'ho riscritto, diciamo. Nessuno se ne è accorto che l'ho riscritto tanto, per fortuna, perché era pericolosa, quella era la cosa pericolosa. E invece ho avuto per fortuna Giannini, che è un grandissimo attore, che mi ha fatto un Amleto straordinario. E in quel momento molti attori hanno cominciato a lavorare con me, come Bucci, che ti posso dire, quello che fa, un attore che lavora a Milano, che fa i film comici, che ha scritto anche un tipo Ladri di biciclette, non vedere, non De Sica, parlo di quello che è comico, un attore mimo, comico, bravo. E quindi lei, diciamo, intorno alle sue opere teatrali radunava... C'erano tanti attori nuovi che facevano per la prima volta, ma sempre con me ho avuto qualcuno... Però che poi negli anni si sono rivelati essere bravo, anche attori molto bravi. Fino a che poi non ho insegnato addirittura in accademia, dove ero stato io. E beh, allora giustamente ha portato la sua esperienza, diciamo, dal campo alla scuola. Di bilanciare degli attori importanti, come può essere l'attore che ha fatto Montalbano. Come no, Zingaretti. Zingaretti e altri. Molto quindi assolutamente riportate il talento, veramente dicevo prima, dal campo, quindi dalla sala fino alla scuola, per trasmetterlo alle nuove generazioni. Diceva lei di un curioso aneddoto che capitò durante la lavorazione di Un uomo e una donna assieme a Maria Pia Di Meo. Sì. Ci racconti? Insomma, praticamente Lelouch ha lasciato da soli gli attori, di quelli di presa diretta, che era Nuchimè e Trintignant. Li ha lasciati soli e se n'è andato al bar, insomma, è sparito per mezz'ora. Poi è tornato e si è tenuto la scena come era stata fatta da loro, inventata, senza testo. Noi abbiamo dovuto recitare sulle invenzioni loro. Tu pensa quanto è stato complicato e difficile. Un'improvvisazione sull'improvvisazione. Sull'improvvisazione, una cosa folle, insomma, comunque è andata bene. Questa è forse la dimostrazione della grande bravura, insomma, dei doppiatori
di quel tempo. Ma a proposito, io le vorrei chiedere un ricordo di tre grandi doppiatrici con quali lei ha avuto la fortuna di conoscere e di lavorare, appunto Maria Pia Di Meo, Rita Savagnone e Anna Miserocchi. Che ricordo ha di queste tre grandi attrici? Direi che sono quattro, perché chi ha fatto con me i film di Bergman è la Febbi. E giustamente Vittoria Febbi immancabilmente non possiamo Io dimenticarla. dico che sono favolose, sono bravissime, sono straordinarie. Io poi ho avuto l'occasione, per esempio, la Ebon è stata doppiata sempre da Di Meo. Era bello perché veniva in teatro a trovarmi in camerino mentre io facevo teatro in Italia. Ed era molto carino, veniva a trovarmi. E quindi sì, assolutamente L'ho affettuosa. proprio conosciuta, insomma, davvero. La Savagnone la conoscevo già, E della di Anna Miserocchi e anche la che Miserocchi, che è stata una grande attrice. e, infine un ricordo anche allora facciamolo su i doppiatori maschili quindi Giuseppe Rinaldi del quale il professor Di Cola è particolarmente al quale è particolarmente legato. Che ricordo ha di questo principe insomma del No, doppiaggio? Rinaldi è stato un grande, veramente. E lui è riuscito a doppiare dei personaggi, diversi personaggi in maniera diversa, cioè aveva coraggio. E poi era napoletano, fortunato, fortunato lui. E quindi sì, lei mi diceva che con il doppiaggio di Marlon Brando, Rinaldi forse è stato il primo a rompere con quella No, il primo a tradizione. rompere con James Dean, Certo, con prima. James Dean, con quella tradizione E poi è di... arrivato Marlon Brando E e certo, poi ha quella... fatto anche altri personaggi, Jack chiaramente. Lemmon, certo. Sì, E, ha fatto ma serie. forse questo è un aspetto che si conosce di meno, oltre al doppiaggio, al teatro e alla sua attività da attore, tra i suoi interessi ci sono anche la pittura e la scultura. Da dove nasce questa passione? Beh, diciamo che la prima cosa che ho fatto come studi, avevo una grande passione, che era quella della pittura, naturalmente, e ho avuto dei grandi maestri come Afro, Zileri, Bartolini, Bartolini è quello che ha scritto Ladri di biciclette, che arrivava con la sua bicicletta che era stata rubata e con mucchi di frutta che noi dipingevamo. Ed è stato un grandissimo incisore. Va bene, comunque ho avuto dei grandi maestri importanti. Ho vinto anche un premio, sono stato premiato addirittura da Fanfani, insomma, al Palazzo delle Esposizioni. E ho cominciato a vendere dei quadri, a fare mostre, eccetera. Poi, quando ho fatto l'Accademia, naturalmente tutto questo si è un pochino smorzato. Poi, addirittura facendo teatro per anni. E lì sì, è vero, facevo le mostre, dove andavo? Andavo a recitare a Milano e a Monte Napoleone c'era la mia mostra, insomma, le facevo, poi non ho avuto più la forza. Però sicuramente questo talento artistico poi lo ha Mi portato serviva, mi è avanti. rimasto anche Anche per la per sua le carriera. scenografie, per le cose. Come no, è veramente un artista a 360 gradi. E, signor Graziani, noi la ringraziamo di questo ricordo della sua carriera, della sua vita artistica e le chiediamo di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondo dei doppiatori.it. Non so che augurio mandare, ma certamente di essere fortunati e di sentire sempre dei buoni doppiaggi.